chiedo un attimo di attenzione e un minuto anche di raccoglimento. Lo volevo fare per la disgrazia che ha visto coinvolte 7 ragazze italiane in Catalogna, e questo era assolutamente motivato e necessario, ma quello che è capitato questa mattina a Bruxelles penso ci debba far riflettere ancora di più. E come consiglio regionale ci uniamo appunto nel momento in cui il terrorismo sta attaccando la capitale d'Europa, seminando morte e terrore. Il nostro cordoglio unanime per le vittime di quest'oggi a Bruxelles, un pensiero anche ai dipendenti della Regione Veneto a Bruxelles e ai dipendenti diretti che gli stagisti, due ragazze che mancavano l'appello, sono state rintracciate per fortuna a casa. Il dottor Mantini in questo momento è bloccato in aeroporto, tanto per farvi capire che anche i nostri collaboratori sono purtroppo in questo momento nell'occhio del ciclone. E anche la nostra sede, la sede di Avenue de Tergurin, è a una fermata di metropolitana a distanza da Malbec, entrambe, e Schumann, quella successiva, entrambe colpite da attentati. Quindi vi chiedo un minuto di raccoglimento per le vittime che hanno visto Bruxelles stamattina e l'altro giorno in Catalogna colpire appunto persone assolutamente innocenti e indifese. Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori per il notiziario del Veneto Orientale. Apriamo questa sera il telegiornale con una notizia in merito al grave incidente dei tre giovani a Torre di Mosto. In migliaia a salutare Andrea, Davide e Riccardo. In 3.000 per Andrea, Davide e Riccardo. Un unico funerale per i tre ragazzi di Torre di Mosto tragicamente scomparsi nell'incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato. Il paese in riva alla Livenza si è fermato quest'oggi per stringersi e per dare l'ultimo addio ai tre ragazzi strappati troppo presto alle loro giovani vite. Una vicenda che ha gettato nello sconforto un'intera comunità, tanto che lo stesso sindaco Giannino Geretto ha riferito: è come se fossero morti i figli miei. La cerimonia è stata celebrata da Don Gabriele nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, troppo piccola per ospitare le migliaia di persone arrivate. Alla messa sono arrivati in 3.000, tanto che le panche nel sagrato non sono bastate per tutti e l'intero paese è stato preso letteralmente d'assalto dai tanti che hanno voluto presenziare a un evento tanto tragico quanto unico. Proprio ieri mattina si era svolta addirittura una riunione per tentare di pianificare l'evento e prevenire eventuali disagi. In campo quest'oggi sono arrivati la Protezione Civile, la Croce Rossa, oltre agli agenti della Polizia Municipale e il personale dell'ufficio tecnico del Comune, che hanno cercato di evitare gli inevitabili intasamenti nel centro ed è stato addirittura predisposto un apposito piano di sicurezza e di viabilità, parcheggi compresi. Oggi a Torre di Mosto si è osservato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Per salutare in modo degno i tre scomparsi, molti amici hanno scritto una lettera congiunta spiegando, durante la funzione religiosa, il valore che contraddistingueva Andrea, Davide e Riccardo e l'affetto che avevano conquistato proprio per la loro semplicità. Struggente la lunga lettera che Giorgia, la fidanzata di Riccardo, ha scritto ricordando il loro intenso sentimento fatto di semplici cose e per questo unico. Tanti poi gli applausi che l'intera folla ha tributato ai tre ragazzi torremostini. Poi al termine della funzione il lancio dei palloncini bianchi e azzurri in cielo per salutare quei tre ragazzi strappati troppo presto dai loro affetti. Al termine i tre feretri sono stati tumulati nel cimitero del paese. E andiamo adesso in città, a Portogruaro si è spento Morsanuto, un uomo e un politico che si era speso per il territorio. Vediamo il servizio. Si è spento all'età di 93 anni il cavaliere Ernesto Morsanuto, politico che si è speso per Portogruaro. Ospite da 3 anni dell'opera Pia Francescon, Morsanuto era un mezzadro nelle bonifiche di Castello di Brussa, coltivate dalla famiglia fino al 1961, quando divenne dipendente della provincia di Venezia. Da sempre impegnato in politica, nelle ACLI e nella Democrazia Cristiana, fra il 51 e il 76 venne eletto consigliere e assessore alla sanità e assistenza sociale del comune di Portogruaro, divenendo anche poi prosindaco di Lugugnana.
L'intenso impegno politico, durato 25 anni, l'ho visto istituire molti nuovi servizi sociali, come il servizio dello Stato civile nel 52, la casa comunale nel 61, le case popolari, il servizio sanitario con il medico condotto. Per tutti questi meriti, nel 72, poco prima di trasferirsi a Sanstino, gli venne riconosciuta l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Proprio Sanstino aveva continuato a coltivare la sua passione più profonda, godendo anche di quello che aveva già seminato. Ha visto i suoi 8 figli raggiungere importanti mete nella vita e negli studi, nascere e crescere molti nipoti e bisnipoti, concretizzarsi il sogno di una grande casa dove poter accogliere sempre tutti. Pur continuando a nutrire l'autentico interesse e slancio per la politica, si era impegnato molto nella sua professione come assistente tecnico stradale. Nel 1985 la deve però abbandonare anticipatamente a seguito di un incidente invalidante avvenuto in servizio lungo le strade alberate della provincia, che sapeva descrivere come un esperto d'arte. Ma la forza e la tenacia che lo caratterizzano lo hanno aiutato a superare non solo le sofferenze del corpo, ma anche quelle dell'anima, tra cui la perdita del figlio primogenito, Alfredo, nel 2000. Ernesto Morsanuto lascia i 7 figli, i nipoti e i pronipoti. Proprio domani alle 15 sarà celebrato il funerale nel Duomo di Lugugnana. Stavano facendo dei lavori di manutenzione quando hanno appiccato accidentalmente un incendio e una persona è stata ustionata. È successo in un appartamento al 6° piano di una palazzina in via Lepanto a Caorle. 2 turisti austriaci stavano facendo lavori di manutenzione in un appartamento in previsione dell'arrivo della bella stagione. Forse stavano lavorando con una fiamma ossidrica o in ogni caso con una fonte di calore quando è partito l'incendio. Immediato l'allarme è lanciato ai vigili del fuoco e anche al SUEM. Uno dei 2 uomini è stato investito dalle fiamme e ha ustioni di 2° grado su mani e braccia. Portato al pronto soccorso è stato trattenuto in ospedale. E andiamo adesso a Gruaro per una vicenda curiosa. Scambiano la trattoria per la casa chiusa. Scambiano un vecchio cartello che ricordava le case chiuse per un vero e la curiosità diventa virale. A Bagnara di Gruaro, nella storica trattoria alla Bionda, gestita dalla signora Amabile Pestrin, non mancano le telefonate di qualche curioso, ma anche forse di qualche nostalgico. Tutto perché i tanti clienti che arrivano hanno notato quella sorta di prezzario affisso nella sala da pranzo, ricorda la titolare del bel locale di piazza Aldo Moro. Posso assicurare che non è altro che un vecchio cartello, che evidentemente era usato nelle case chiuse di un tempo. L'ho acquistato io stesso, assicura il marito della commerciante, Bruno Trevisan. Sono un appassionato di vecchi cimeli. Così un giorno ho trovato quel cartello ad un mercatino e l'ho acquistato. Essendo il nostro un locale con una trattoria caratteristica, ho pensato di metterlo in evidenza nella sala da pranzo della trattoria. Ma avrei pensato che qualcuno si fosse convinto che quella legge Merlin fosse stata abrogata. Quindi qualcuno ha telefonato chiedendo spiegazioni, spinto evidentemente dalla curiosità. Nessuna casa chiusa quindi, anzi, si tratta di una famiglia che porta avanti con professionalità ed esperienza la trattoria del paese, mettendo in risalto la cucina locale, grazie alla signora Amabile, che da quando aveva 12 anni lavora come ristoratrice senza aver mai avuto problemi con la legge, figuriamoci, con le case chiuse. Intanto anche la figlia Donatella si è messa all'opera, tanto che sopra al locale ha trovato lo spazio per allestire diverse stanze per chi cerca qualche giornata di relax nei luoghi suggestivi dei mulini di Stalis, dove Ippolito Nievo aveva trovato un ambiente per passare delle serate uniche, tanto da cantare nel vicino sito di Venchiaredo le confessioni di un italiano. Intanto a scongiurare qualsiasi dubbio non è difficile trovare nella trattoria il parroco o il sindaco di Gruaro. Insomma, non resta che visitare l'antica trattoria alla Bionda per degustare dei piatti davvero raffinati. E ci spostiamo ora a Sanstino di Livenza, sorpreso in flagranza di reato dopo aver messo a segno il furto. Inevitabile l'arresto da parte dei carabinieri di Sanstino di Livenza di SS, operaio incensurato di 19 anni che poco prima si era reso responsabile di un colpo al Caos Calmo, bar nel centro cittadino non nuovo ad essere preso di mira dai delinquenti. Nelle prime ore di domenica mattina alcuni residenti vicino al cimitero comunale avevano segnalato ai militari dell'arma 2 persone che stavano cercando di infrangere con una mazza una specie di armadietto. Una gazzella si è precipitata sul posto con i carabinieri che hanno subito capito chi si stesse rendendo responsabile del gran fracasso. Vi erano infatti 2 persone di spalle intente a forzare con un piede di porco una
una macchinetta cambia soldi. I due ladri, non appena si sono accorti dell'arrivo delle forze dell'ordine, se la sono data a gambe levate, scegliendo delle vie di fuga differenti. Solo uno dei due fuggitivi è riuscito nell'intento di far perdere le proprie tracce. Uno dei due, invece, il 19enne, è stato bloccato dopo qualche centinaio di metri. E ci spostiamo adesso a Odesso per parlare di politica. Gli esponenti di Fare scaldano i muscoli per le amministrative. Siamo con Piton Arnaldo, coordinatore del gruppo Fare di Oderzo. Bene, Oderzo va alle elezioni amministrative, lei coordina il gruppo Fare. Come stanno le cose qui a Oderzo in questo momento? Beh, guardi, intanto grazie della domanda. Noi fin a fine del voto alle regionali ci siamo subito messi in moto, fin da subito appunto per le amministrative a Oderzo. A questo punto abbiamo già una bella squadra che fa un po' fila e prende un po' l'esempio del sindaco di Verona Flavio Tosi come buona amministrazione. Abbiamo anche individuato un capolista che sarà un sindaco in gamba, pragmatico, che saprà portare del suo in quello d'Oderzo, e abbiamo anche la modestia, diciamo, di iniziare, di buttare quel germoglio qua nello Pitergino, quindi Oderzo, di quel nuovo, di quel centrodestra che manca da parecchi anni in questo paese. E le alleanze che evidentemente voi dovete fare per poter vincere quali sono? Beh, guardi, noi le diciamo la verità, noi abbiamo la voglia e l'obiettivo di correre da soli, puntiamo ad arrivare al ballottaggio e correremo molto probabilmente con il nostro simbolo del Fare, perché abbiamo tutto rispetto delle liste civiche, però non vogliamo una carta d'identità. Noi siamo del centrodestra, un centrodestra moderato che appunto fa visione di Flavio Tosi, e puntiamo anche a recuperare quei voti dei delusi, che ce ne sono parecchi, e in modo di fare un po' di calamita, di fare un bel gruppo attorno a questo progetto. Un profilo criminale di tutto rispetto, dai reati contro il patrimonio a quelli di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Era stato espulso dal suolo nazionale, ma non aveva mai rispettato la disposizione. Si era reso responsabile di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e tutta una serie di violazioni penali che alla fine gli sono costate diversi anni di carcere, scontati però solo in parte. Un 50enne tunisino senza fissa dimora era ben conosciuto al commissario di pubblica sicurezza di Jesolo, con gli agenti già da alcuni giorni sulle sue tracce lungo il litorale. Era la latitanza dell'uomo, che doveva ancora espiare 8 mesi di carcere, oltre a pagare una multa da 33.000 euro, è finita dopo che in diverse circostanze era riuscito a farla franca, sfuggendo di un soffio alla cattura da parte delle forze dell'ordine, forse con l'aiuto di alcuni spalleggiatori che lo hanno aiutato nella propria clandestinità. Stava transitando in sella quando una bicicletta sulla passeggiata dell'Arenile antistante via Zara, quando è stato individuato da due agenti del locale commissariato. Il malvivente ha tentato, come nelle precedenti occasioni, la fuga, ma i poliziotti, con la classica manovra a tenaglia, sono riusciti nell'intento di bloccarlo e a condurlo al carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Anche in questa situazione il 50enne ha dimostrato la sua propensione al crimine. A seguito della perquisizione, infatti, è stato trovato in possesso di un iPhone di contrabbando, nonché di 10 grammi di hashish suddivisa in dosi e già pronta per essere smerciata. L'uomo è stato quindi denunciato anche per i reati di ricettazione e possesso di stupefacenti ai fini dello spaccio. In arrivo un nuovo defibrillatore al centro di formazione professionale Lepido Rocco. Il prezioso macchinario sarà infatti consegnato al corpo docente e agli operatori didattici grazie a un intervento della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese a favore della scuola professionale di Motta. In programma dunque una cerimonia mercoledì 23 marzo alle ore 11 all'istituto di via Lepido Rocco. Durante la cerimonia ci sarà anche una prova pratica da parte di Giuseppe Favretto, primario del reparto di riabilitazione cardiologica dell'ospedale Oras di Motta. In programma una simulazione di soccorso da parte di personale medico dell'ospedale. Saranno presenti il sindaco Paolo Speranzon, il comandante della stazione carabinieri di Motta Giuseppe Gemma e il responsabile del distaccamento mottense dei vigili del fuoco Ornello Casagrande. E rimaniamo nel Veneto orientale, la Vivere Acqua di Vicenza si confronta con LTA. Siamo con Fabio Trolese, del presidente
del Vivere Acqua SPA, un consorzio che ha sede a Verona. Oggi siamo qui in provincia di Pordenone per parlare dell'acqua come valore mondiale anche dal punto di vista economico. Il suo consorzio come si rapporta con il territorio, visto che è piuttosto un consorzio notevole, molto importante, che deve anche rapportarsi con l'Europa, ma soprattutto con i territori, perché è nei territori che si trova l'utenza. Allora, Vivere Acqua appunto è un consorzio che ha proprio questo scopo, cioè di cercare di raggiungere delle scale dimensionali molto ampie per poter ottenere delle economie di scala e anche avere dell'accesso a mercati finanziari che altrimenti non sarebbero consentiti, ma in favore dei soci del consorzio, che sono tutte aziende medio-piccole, tutte aziende pubbliche che singolarmente non avrebbero la capacità di arrivare in questi mercati finanziari, invece attraverso il consorzio questo si raggiunge. Naturalmente la finalità finanziaria non è l'unica, ma serve per poter realizzare poi la grande mole di investimenti di cui il territorio ha bisogno, quindi la finanza a servizio dei lavori. L'acqua come bene sociale, naturale, ma soprattutto in questo caso economico, e vediamo anche di carattere finanziario, cioè la finanza è riuscita in qualche modo a trasformare l'acqua come valore di business, e quindi il problema molto importante sono poi le regole. Sì, anche perché giustamente l'acqua è un dono della natura al posto di produzione. Portarla nelle case, raccogliere l'acqua sporca e trattarla richiede un investimento in risorse umane e in risorse economiche assolutamente importante. Detto questo, il fatto di riuscire a mettere assieme dei gestori territoriali pubblici che non hanno alcun scopo se non fare bene il proprio mestiere, risparmiare sui costi, tenere più basse le tariffe, ma trovando appunto le risorse economiche importanti che consentono di realizzare queste opere senza gravare troppo sui cittadini, evidentemente questa è una scommessa che stiamo portando avanti, consapevoli che l'acqua buona, per averla bisogna continuare a investire in infrastrutture, bisogna sostenere dei costi, bisogna avere le risorse per poterlo fare. Così come hanno fatto i nostri nonni, così dobbiamo continuare noi, dotandoci degli strumenti anche finanziari che ci possono servire per raggiungere questo obiettivo. A Teio Veneto il professor Quacquarelli presenta il suo libro di poesia. Siamo con Francesco Quacquarelli. Lei, abbiamo scoperto questa sera, l'altra metà del preside è un poeta. Difatti lei ha scritto Il canto del Cardo, l'ha presentato qui a Teglio Veneto con un numeroso pubblico, per essere poi la presentazione di un libro che è sempre un pubblico molto scelto. E cosa le è parso questa serata? Beh, molto emotiva, perché tornavo in quella che è stata la terra dell'esperienza mia di preside, 18 anni che ho vissuto qui, accolto con tanta generosità dall'ambiente. Sono cittadino onorario di Teglio Veneto, quindi era un atto dovuto da parte mia. E quindi l'emozione era ben presente. E devo dire che il dialogo con i presenti è stato ricco, mi ha coinvolto e ho ben lieto di essere stato sottoposto a un fuoco di file di domande che hanno un po' messo a nudo la mia essenza di uomo, di cittadino, di persona che osserva la vita e la traduce in versi. Presuntuosamente. Questo è il suo primo libro di poesie o ne ha fatto altri? È il secondo, in verità, perché il primo si chiamava Quaderno a scacchi, che ha avuto un buon successo anche di critica e che è andato esaurito. Anche questa sera me ne chiedevano copie, ma non sono riuscito, né credo di poter procedere alla ristampa. Nel primo libro è stato un po' l'esordio, se vogliamo. Il secondo ne segue le orme e probabilmente si chiuderà il ciclo con il terzo, ma è tutto lì da vedere, insomma. Bene, allora aspettiamo il terzo. L'augurio che faccio è che io continui ad essere attento osservatore della vita che mi circonda e delle persone con cui io divido la quotidianità. E ora la rassegna scatti del territorio con il fotoreporter Vinicio Scortegagna. Era questa l'ultima notizia, gentili telespettatori, per quanto riguarda il telegiornale del Veneto Orientale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.